compleanno è stato ieri e ho festeggiato purtroppo nella mia camera con i miei parenti a distanza e abbiamo diciamo, dovuto fare questa festa un po' particolare per il motivo che io sono positiva al coronavirus e quindi abbiamo diciamo, voluto fare questo compleanno alternativo con festeggiamenti a distanza e mi sono messa alla finestra e abbiamo diciamo, spento le candeline, abbiamo cantato e ci siamo divertiti a modo nostro. Evviva! 18 anni, un traguardo importante e bello per chiunque, anche per Martina che non perde il suo sorriso, nonostante tutto. Sono positiva al Covid, ci racconta, sono chiusa nella mia stanza da un mese, ma va bene così, questo virus non è uno scherzo. Senti Martina, come stai? Io sto bene, non ho sintomi se non ogni tanto dei leggeri dolori al petto, però per il resto sto bene, non ho febbre, non ho nulla. Senti, come ci si sente però a festeggiare i propri 18 anni così? Ti vedo con il sorriso, ma è giusto che sia così perché la tua età lo porta sempre. Però ecco, come ci si sente? Diciamo che è una sensazione molto strana perché comunque non è da tutti i giorni passare un compleanno così. Però comunque credo che queste situazioni vadano sempre affrontate con serenità, con speranza, perché comunque credo che siano le cose più importanti, soprattutto nel giorno del proprio compleanno e nonostante tutto, soprattutto con i mezzi di oggi, riuscire a stare vicini alle persone più care, quindi comunque avere una famiglia che ti sta vicino, amici che ti stanno vicino, quindi diciamo che non ho sentito diciamo la solitudine. Ovviamente sarebbe stato più bello poter abbracciare le persone, però so che tutto questo avrà una fine, quindi a breve spero di poterlo fare. E Martina ci dice: nessuna vergogna, è una pandemia, ai malati, dobbiamo stare vicino. Mi è capitato sì di ricevere comunque delle battute, se così si può dire, sul fatto che fossi positiva. Però diciamo che a me non hanno toccato personalmente, però il mio pensiero riguardo è che comunque è una cosa seria. Ci sono delle persone comunque che hanno perso la vita per questo motivo e non ne vedo motivazioni di bullismo o altro. Sono cose serie che anche con la giusta attenzione si possono prendere, questa cosa l'ho sentita personalmente. E il consiglio che posso dare è di portare rispetto a queste persone e cercare anzi di stargli il più vicino possibile, perché non è molto facile. Il mio consiglio è quello di ascoltare queste persone e lasciarle sfogare con i propri sentimenti e di non giudicare assolutamente quello che hanno, perché si tratta comunque di una cosa seria, di una pandemia.